farcela. Dai, non fare così. Magari, che ne so, ti chiamo sabato, eh? Andiamo a fare delle spese insieme, ti va? Tieni, buttala tu, io non ce la faccio. Te l'ho regalato perché gli somiglia tanto. Anzi, no, guarda, lo butto io. Oggi Cristina ha dato uno di questi a Robby. Un archivio informatico. Vedi, all'interno della villa Morraca, tramite questo, controllano tutto il mondo. Non c'è più tempo da perdere, dobbiamo muoverci. Il vostro figlio, un buono vagone. Vecchio. Lo so, perciò sto qua per riprendermelo. Where is, dove sta? La macchina. Aspetta. Ma io ora dovrei fare il duro, eh? Allora, dobbiamo provare a entrare nella villa e prendere l'archivio di Tommaso Morraca. Ma con il sistema d'allarme in funzione, entrare diventa un suicidio. Poi ci sono le guardie. Senti, Franco, se non ci inventiamo qualcosa subito, non ne usciamo più e rimaniamo in trappola, lo capisci? Allora entrerò io. La villa la conosco. Ma ci dobbiamo sbrigare, Alessandro. Domani stesso. E cosa pensi di fare? Forse un'idea ce l'ho. Ma mi devi dare una mano, Alessandro. Io sono pronto a fare tutto pur di uscire da quest'incubo. Qualsiasi cosa. Un nuovo giorno è qui. Anche per noi. Più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole, ancora ci sarà. Là mi sento avvilito, è una mappina. Certo che New York è grande, eh? Mamma mia, e come si cammina? Ma sai che facciamo? Telefoniamo al ristorante e ci facciamo mandare due sandwich. Oh, oh, quale sandwich? Ho lo stomaco chiuso. Ma la giacca, ma dico io, non la vedi? Io ero convinto di averlo già trovato a te, capito? Certo, è stato un brutto colpo, io lo so. Però noi non ci dobbiamo abbattere, capito? Dobbiamo stare su col morale. Riposiamoci un po'. A proposito, c'hai un pigiama in più per me? Uno ce n'ho e te lo do. E ricordatele queste cose. Vedi? Grazie. Raffaele? Raffaele? Raffaele, tu non ti devi addormentare, sennò il fuso orario non lo smaltisci più, hai capito? No, ma tu sei pazzo. Tu hai detto riposiamoci. Mi sono steso un attimo a pensare, sto pensando. Infatti ti ho detto sdraiati, però non dormire. E non ti arrovellare il cervello, che prima o poi tuo figlio lo troviamo. Volessimo chiamare in Italia? A quest'ora? Per le notte fonda, lasciale riposare. Non ti preoccupare. Sì, sì, chi ce l'ha il coraggio di dire a Rita che quello non era Diego? Guardi, io ho promesso a mia moglie di ritrovare mio figlio e a qualsiasi costo io lo devo ritrovare. Assunta, ma è la terza che ti mangi. Ma la dieta già c'è rinunciata. E che mi frega ormai? Ma come, avevi già perso 3 chili? Intanto non devo entrare in nessun vestito da sposa. Comunque. Ciao Silvia. Senti, non mi chiamare scocciante, ma mi devi dare un bicchiere d'acqua. Ciro, un bicchiere d'acqua. Ah, Assunta, allora come va la sposina, eh? Pensa che soddisfazione, Silvia. Io a questi qua li ho visti quasi nascere e adesso li sposo. Grazie. Poi dicono che il disegno di Dio non è perfetto, Don Antonio, forse lei non lo sa, ma Guido, anche lui è felicissimo di sposarsi. Oh, e allora ci vediamo lunedì mattina per le prove, eh? Mi raccomando la puntualità. Grazie dell'acqua e arrivederci. Arrivederci. Ma sei impazzita? Perché non gliel'hai detto di voi due? Silvia, io non ci posso credere che Guido non mi ama più, che non mi vuole più sposare.
Secondo me ha reagito così perché stava un po' esasperato. Vabbè, dai, è solo questione di tempo. Poi lo capirà quanto sei importante per lui. Ci credi sul serio? Sul serio? E sono sicura. Aprite! Aprite questo cancello, Cristo, che aspettate? Aprite! Ma che cazzo è tutto su casino, eh? Scrivi! Sono disarmato, voglio parlare con Morraga. È impossibile. Non Morraga non riceve nessuno. Abbiamo un problema gravissimo al cantiere, una questione di vita o di morte. Se non mi fate entrare, finiamo tutti nei casini. Voglio parlare con Morraga. È impossibile. Capo, definisce il ciclo di conto. Sì, sì, capo, a te finisce il ciclo di controllo. Calmate, parla di. La cosa non si può fare perché Don Tommaso non è in casa. E mo' attento. Ma me lo spieghi come si riempie il vuoto che lascia una come me? Ma lo puoi dire forte. Sai che c'è di nuovo? Io non mi arrendo finché non sarà di nuovo mio. Domani è un altro giorno. Brava. Mi piace questo spirito battagliero. E che cosa pensi di fare per riconquistarlo? È un piano vero e proprio, non ce l'ho. Forse basterebbe che gli parlasse qualcuno. Io? Ti prego, Silvia, solo tu puoi convincerlo. No, no, sono cose delicate. Io non vorrei intromettermi, no. Ma così lo lasciamo nelle mani di quella vipera. E il mio sogno d'amore sarà finito per sempre. D'accordo, ci parlerò io. Silvia, sei un angelo. E poi dopo cena siamo andati in discoteca, guarda, mi sono proprio divertito come un pazzo. La libertà è sui lati positivi e bisognerebbe tenersela bella stretta. Vabbè, sai cos'è? Che io non mi sento ancora libero, libero. Che vorresti dire? Perché vedi, non so ancora come la prenderanno le famiglie, mia madre e poi soprattutto il papà di lei, Don Gaetano. Che sarà mai sto Don Gaetano, mo? Che sarà mai? Ma tu hai presente un pitbull che non mangia da 3 giorni? Peggio. Ma il mio bel domatore saprà superare anche questa prova, non è vero? Speriamo. Sai che ci vuole adesso? No. Un po' di musica soft. Aspetta. Sai che facciamo ora? No. La lettura del padiglione dell'orecchio. La lettura dell'orecchio? Sì, è una nuova tecnica. Che bello orecchio carnoso, quanta cartilagine, con queste circonvoluzioni molto eleganti. Io vedo, sai che vedo? No. Ma certo, vedo un periodo di grande felicità, libertà e licenza di... La licenza di tassista già ce l'ho, quella di matrimonio non mi serve più, di uccidere. Ma no, scemottolo, licenza di peccare. Lasciatemi, vi ho detto! Lasciatelo, sennò il signorino si arrabbia, eh! Prego. È meglio che cambiare, se devi tornare a casa con le tue gambe. Siamo spiegati.
Guarda, no, per favore. No, è così, eh? Renato, questa mano te la metti da un'altra parte, per favore, su. Che cosa c'è? Mi stai toccando da tutte le parti, stato fermo, su. Adesso stavo facendo un sogno, tra l'altro bellissimo. Tipo come ti frusci, eh? Va a toccare a te. Ma che? Non riesci a dormire, eh? Io te l'avevo detto, dobbiamo aspettare un poco, sennò il fuso orario non si smaltisce. Non si smaltisce. Sei messo a letto e sei morto. Sono 3 ore che mi fai una tromba dentro all'orecchio, figlio mio, stai russando. Si vede che io l'ho smaltito prima di te. Vabbè, mo domani mattina, a mente fresca, ci facciamo venire qualche buona idea. Riposati adesso. Ma io non so neanche da dove cominciare. Non mi viene neanche una cattiva idea. Ti ho detto domani mattina, a mente fresca, dormi. Riposati, vorrei vedere a te. Perché? Che cosa c'è a me? Renato, io ho paura, va bene. Questa è una città violenta, tentacolare, mio figlio mi fa paura che sta qua dentro. Ma dico, non è un bambino, se la cava benissimo, non ti preoccupare, se l'è cavata fino adesso, allora. Ma io a mio figlio non lo voglio perdere. Ma te, ma che devi perdere? Non lo dire neanche per scherzo. Dormi adesso. Vuoi che ti preparo 2 spaghetti al pomodoro fresco col basilico, eh? Sarebbe proprio un'ottima idea. Ciccio. Tanto meno male che non c'è più nessuno che ci brucia la cena, vero? Vado io. Non ti preoccupare. Tu levati a Nanz. Addosso a quel caino. Ah, tu qua stai, disgraziato fedele. Mi hai fatto buttare giù dal letto con una bronchite che lo sa solo il Padre Eterno, appena ho saputo la notizia. Ma come? Vuoi mandare al mondo il matrimonio? Abbiamo prenotato già il ristorante, la chiesa, l'orchestra, il fotografo. Abbiamo invitato tutto il quartiere, persino i parenti. Di Benevento, ma hai finito? Poi voglio, tu non te lo che fai tanto lo spirito, sei pure i parenti di Benevento, ecco questi. Mancano solo 2 settimane, avanti, che vuoi fare? Sono un uomo e voglio decidere da solo, senza pressione, va bene? E tu da solo devi decidere, senza farti influenzare. Allora ho deciso, sono giovane, voglio vivere e non mi voglio più sposare, sto. Allora è vero che qualcuno ti ha riempito la tassa di fesserie, beh. Ma quale fesserie? Quella è assunta che mi opprime, è morbosa, mi toglie l'aria. Vuoi non ti permettere di parlare male di quel Giglio davanti alle persone strane? Ma quale Giglio è Giglio? Lo vuoi sapere che ha fatto il tuo Giglio? Hai chiamato un investigatore privato per controllarmi. Tu che stai dicendo? Tanto vale che mi vada a chiudere in un carcere di massima sicurezza, sto più tranquillo. La ragazza è impulsiva, però tu ti stai comportando una schifezza. Mamma, stammi a sentire, meglio che l'abbiamo fatto oggi che quando sarebbe stato troppo tardi, eh? Guido, Don Gaetano t'ammazza. Lo so. Mamma, senti, ti voglio chiedere una cosa. Guarda, solo tu mi puoi aiutare. È l'unica speranza. Ci devi parlare con Don Gaetano. Guido, sei convinto? Hai proprio deciso? Vabbè, vuol dire che con Don Gaetano me la vedo io. Anche se mi hai dato un grande dolore. Però si sembra un po' che mamma tua. Belli mamma, bello mamma. E che già fa? Così è da lì e così va. Vale, sono io, c'è un problema. Non riesco ad andare avanti, dice accesso negato. C'è un blocco del software, dovevamo immaginarlo. E allora che faccio? Avete guardato dappertutto, 2 volte, anche 100 volte siete all'ordine. Ok? A me non mi piace che il cancello resta aperto e non c'è sta nessuno che lo guarda. No, no, non serve a niente. Senti, prova a fare così, te lo dico lettera per lettera. Allora, A... TTRIB -W - Adamove. Dice il volume dell'unità. Sì, leggimi solo dopo Damocle. Meno. Questo non c'è un modo più veloce. Pronto, mi senti? Franco! Cristo, Franco! Pronto! Renato,
là, guarda, tu mostra questa qua, falla vedere in giro. Ah, per favore. Invece io sono così, qualcuno prima o poi, vedi che siamo vicini. Ma ti pare un sistema questo? Sì, Renato, qua siamo nel cuore di New York, questo è il sistema. Dammi 2 ore e ti riporto Diego qua. Ma quale 2 ore? Questo è in capo a 10 minuti, arriva la polizia e ci mette 3 anni e ci guarda al commissariato. Ma perché devi essere distruttivo? Lo vedi dove siamo? Questo è il cuore, chi sta a New York da qua passa. Ma quello esce il fumo dai palazzi, questi stanno incendiando. Qua c'hanno i camini all'ultimo piano. Senti, tu c'hai un'idea migliore, Renà? Raffaele, senti, ma perché non ce ne andiamo in albergo e cerchiamo un bel detective americano? Qua nessuno ci fida. Questa è l'idea migliore che ti... mi pare. Stai zitto e fammi fare. Sorry. Sorry, sto... Have you seen him? Have you seen him? Diego Giordano? No. Sorry, sorry. Have you seen him? Faccio vedere io, fai vedere a favore tu, ce l'ho più grande. No, grazie. Hai prima o poi? Aspetta, siamo appena arrivati. Prego, prego, accomodatemi. Non ti rubo molto tempo, figlio. Volevo soltanto chiarire un malinteso che c'è stato poco tempo fa al caffè Vulcano con Assunta. E che genere di malinteso? No, niente di speciale, soltanto che nella fretta ho sbagliato il giorno per le prove. Le prove di chi? Le prove del matrimonio, Guido. E io con la cresima ho soprasseduto perché, diciamocelo chiaramente, fra me e te, tu il catechismo non lo conosci proprio. Il matrimonio non lo possiamo improvvisare. Ma c'è, Don Anto, però c'è un problema, quello, cioè il matrimonio è stato annullato. Come annullato? Mi dispiace pure, sto sotto sopra per questa cosa, però... Che è successo? Un impedimento? No, non è che è stato proprio un impedimento vero e proprio, è che però... Sì, vieni che gli spaghetti sono pronti. E questo non è un impedimento, questo è uno sbarramento vero e proprio. Che c'è? La signorina è un'amica di mia sorella, cioè mia sorella è amica sua, ci sono amiche. Ma... Il guai è che oggigiorno voi giovani siete insaziabili. Aspettate, non hanno pure le apparenze in casa. Ma appaiono le apparenze. Aspettate. Cazzo, ci mancava solo la scomunicata della chiesa, quello è il quadro già era bene. Pronto? Poi mamma. No, no, non sto solo. Hai parlato con Don Gaetano? Come l'ha presa? Questa è proprio la giornata degli stronzi, eh? Prima quello là fuori, adesso tu. Cerca di inventarti una buona spiegazione perché sono molto nervoso. Quello che si deve inventare è una spiegazione, non sono certo io. Il fesso che si è fatto trovare nel posto sbagliato sei tu, non io. Sì. Io sono venuto qui dentro per fare un regalo a Don Tommaso Murraca. Dei dischi molto preziosi. Era una sorpresa. E guarda caso la villa era incustodita. È stato un attimo. Noi stiamo sempre con gli occhi aperti. Sì, io sono entrato qui dentro e nessuno mi ha fermato. Non credo che Don Tommaso sarà contento quando gli dirò quello che è successo. Sentiamo cosa ne pensi. Aspetta un momento. Quello stronzo di merda là fuori ha fatto un casino enorme. Una cosa del genere non era mai successo. C'è sempre una prima volta. Senti, Bosch, forse è meglio se dimentichiamo l'incidente, eh? Vuol dire che... No. Non credo che Don Tommaso sarà contento di non sapere quello che è successo qui dentro oggi. Lui è molto vendicativo. Se non ce lo dici tu, chi ci può dircelo? Io poi intanto... ti devo un favore, no? Oh, non ci posso pensare che quella santa di mia madre è stata capace di convincere pure Don Gaetano. Già, tua mamma è una tipa così sicura. Perché se l'aspettava anche che la prendesse così bene. Ma tu del resto me l'avevi detto, no? Quando mi hai letto il lobo. Guido, vorrei dirti una cosa, però ho paura che poi ti arrabbi con me. Dai, avari. Giuri che non ti arrabbi con me? Giuro. Giuri? Giuro, dai. È che prima ti ho mentito quando ti ho letto il lobo. Ma come hai mentito? Lo sono inventato. Era tutto così bello. Lo so, però era a fin di bene, perché io volevo che tu ti divertissi, che ti godessi la tua libertà, ecco. Vabbè, se era una bugia a fin di bene, dobbiamo brindare. Alla libertà. Alla libertà. Oh! Ti vado a prendere qualcosa per asciugare? No. Quando il vino si versa, bisogna bagnarti dietro l'orecchio. Dai, che porta fortuna. Su, bagnami anche me. Vado. Che fortuna.
Cin cin. Nena! Che mi stai a fare dentro all'orecchio? Ah, se voglio dire che mi allontano un attimo. Vai, vai, parla di là. Mister, sorry, have you seen him? It's my son, he's a scaffe from Middle State in New York. Madam, sorry, have you seen him? This is my son, Diego Giordano, you don't see, you know. Hello, mister, have you seen him? My son is scaffe from Italy, stay in New York. Madam, madam, have you seen him? You don't know, eh? Madam, sorry, help me. Have you seen him? It's my son. A scaffè from Italy. A scaffè. Ma cosa è scaffè? Che scaffè? È scaffè, è scaffè. No, tu scrivi male, Lena. Sentite, signori, io non voglio soldi. Help me, please, help me. My son, I have lost my son. He escaped from Italy. Dammi, tu non sai parlare inglese, non ti capisco. Listen. Dammi. Lo zio, questo è lo zio. Attention, please, attention, please. Attention. We are looking for this young man. This young man. If someone has seen this before, please tell us! Tell us, please! Tell us! Vendi il pesce, stai zitto! Help me, help me! Ecco fatto. Non mi pare possibile che quelli non si sposino più. È assurdo. Non è detta l'ultima parola. Perché? C'è qualche speranza? Beh, sai, ho promesso ad Assunta che avrei provato a parlare con Guido. Un'impresa difficile, ma speriamo bene. Anche perché mi spiacerebbe molto se il matrimonio andasse a monte. Già. Non sarà facile convincere Guido con quella vipera tra i piedi. Comunque io so come prenderlo, il mio cuginetto. Basta addolcirlo un po'. Mentre tu stai piangendo, mi consumo così. Ciao, ciao. 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 Come va? Un po' stressato, ma bene. Mi hai fatto prendere un colpo prima. Calma, calma, Alessandro. Al tizio che stava lì dentro gli ho fatto prendere una bella paura, fidati. Abbiamo rischiato la vita per niente, lo capisci? Bastava un altro minuto e il gioco era fatto. Il file c'era. Non riesco a capire perché non lo copia. Protezione, hardware, software. E quando mai ci capiterà un'altra occasione del genere? Dopo quello che è successo oggi, non entrerà nemmeno l'aria lì dentro. Non abbiamo più speranza. Ci hanno impizzati come un pesce spada. E non ci lasceranno andare finché non moriremo dissanguati. Guido! Guido! Goffredo! Ma non c'è nessuno? Ciao Silvia! Hai visto Guido per caso? Sì, prima. Senti, devo assolutamente parlargli. È successo qualcosa? Ma hai visto quello che ha fatto ad Assunta? Quella poveretta è disperata, non ha avuto neanche il coraggio di dire la verità a Don Antonio. Silvia, Vabbè, sì, starà pure esagerando, ma non si manda all'aria un matrimonio così. Secondo me, parlare adesso è un po' troppo tardi. Tardi? Perché è già andato a letto? Appunto, sì, a letto. Smettila con quest'aria di sufficienza. Dai, dimmi quello che hai da dire. Allora, ok, è più di mezz'ora che tuo cugino è chiuso di là in camera e dai rumori che ho sentito non mi sembrava che stessero sfogliando un album di fotografie. Tessero chi? Come chi, Silvia? Guido e Roberta, no?